Sono sola, soletta in casa. Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Di volo, dove si andrà mai? Comunque sono sola in casa perché? Perché Martina è andata al nido e Vale si è andato a fare i capelli pre-partenza. Ovviamente questo video non sarà uno scherzo perché già ne ho fatti due, lo devo far riposare un pochino ovviamente, poi ce ne saranno altri ovviamente, ma sarà un video che piacerà molto a Vale. Per lui questo video è inaspettato, cioè non sapeva minimamente che io lo dovessi registrare oppure che avessi qualcosa in mente. Vi spiego un po' il tutto. Ieri ho ordinato un super pasqualone, anzi ben due super pasqualoni. Perché? Perché Vale ogni volta mi fa: non abbiamo preso il super pasqualone, io da piccolo lo volevo e non me l'hanno mai regalato, bla 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 bla. Dato che ho visto vari video su YouTube dove facevano vedere le sorprese del super pasqualone che fanno bene, ho deciso di crearlo io, il super pasquamamo! E il super Pasqua Papo. Ovviamente uno sarà da parte mia e uno sarà da parte di Mamo. Vale questo video non se l'aspetta minimamente, quindi non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Ho creato praticamente un... cioè devo creare perché sto aspettando che mi arrivino le cose. E su Amazon c'è scritto che entro le 11 credo dovrebbero arrivare, quindi speriamo di sì perché io devo crearlo. Ho preso praticamente un super pasqualone vero e proprio, quindi con dentro le sorprese eccetera. Ma che cosa farò? Lo svuoterò tutto, lo riempo di roba che ho preso io e quello sarà il suo super pasqualone, perché fargli un super pasqualone dove dentro non c'è niente non mi piace, cioè è noioso anche per voi. Quindi ho deciso di creare il super Pasqua Mamo e il super Pasqua Papo. Non vedo l'ora di vedere la sua reazione, raga. Non vedo l'ora perché dentro ho messo tanta roba che lui adora, spero che gli piaccia, e tanta altra roba che magari proprio non gli piace, quindi farò un vero e proprio super pasqualone. Ieri sera mi stavo quasi per scoprire perché mi fa: ma cosa stai facendo sempre sul telefono? So tipo 3 ore so al telefono a cercare tipo roba. Non se l'aspetta minimamente, anzi pensa che sto tipo facendo un video scherzo o robe del genere, cioè tipo: oddio, mi hai fatto un altro scherzo, tanto non ti riescono. No amore, questa volta ti piacerà questo video. Infatti io gli ho detto: guarda che ti piacerà tantissimo. E quindi adesso vedremo insieme la sua reazione. Aspettiamo che torna, aspettiamo che arrivino le cose, perché mi servono. Devo metterci un pochino di tempo, anche perché il super pasqualone che ho comprato praticamente lo puoi modificare anche da fuori. Avevo pensato di modificarlo anche con la bomboletta, ma la bomboletta spray non mi arriva in tempo, quindi ho deciso di modificarlo io, l'esterno. L'interno, basta che arriva la roba, lo inseriamo dentro insieme e vedremo la sua reazione. Lo volevo così tanto, il super pasqualone! Scrivete qui sotto: Sara ragazza perfetta. E aggiungete: hai fatto bene a chiedergli la mano. E aggiungete: sei il ragazzo più fortunato del mondo. E aggiungete: amerai solo lei per tutta la vita. E aggiungete: 7. Ti amo amore. Ok raga, ho visto che è arrivato, quindi a breve dovrà citofonare. Sono io, giusto? Sei venuto per me? No no no, no no no, dove vai? Dove vai? Se n'è andato! È andato! No! No, fammi vedere se ha portato qualcosa. No, no, dove sei andato? Pensavo che era per me. Oh, c'è un pacchino, ma non è per me. Oh sì, sì è per me. Ma non è quello che ho ordinato. Niente, era un pacco fasullo. Preferivo non riceverlo. Ok, niente, ho perso un po' di tempo, mi sono messa a guardare un po' di TikTok ed è arrivato Vale. I pacchi ancora non sono arrivati, eccolo, eccolo. Amore, sei già arrivato. Ti vedo. Non dovevi arrivare proprio adesso. Vabbè, lo manderò sopra e farà qualcosa nel mentre io preparo il tutto con voi. Comunque mi inventerò qualche cavolata, raga, adesso salirà. Ve lo faccio salutare. Stai aspettando anche tu, papà? Papo! Papo, aspetta che ti apro, papo! Eccolo qui! Guardate che capello! Vieni, amore. Niente. E chi ti guardi intorno? Bah, guarda, con te ormai non mi stupisco più. No,
amore, solo che una cosa devo dirti. Allora, amore, oggi per te è una giornata speciale. Sì. Ok, prima della nostra partenza, perché come sai domani andiamo a Torino e poi non possiamo più fare questa cosa, quindi dentro il mio cervello ho calcolato che tu oggi te ne stai per conto tuo per un po'. Ok, vado di là a giocare alla play. Va benissimo, amore, questa volta te lo concedo. Ok. Te ne stai già andando? Ma non ho capito cosa stai facendo. Te ne stai già andando? Cosa stai facendo? Niente, amore, loro già lo sanno. Saluta loro che lo sanno. Ciao, che lo ma non è un altro scherzo, no? Non è uno scherzo, lo sapevo! Lo sapevo, raga, lo sapevo, ve l'avevo detto! Ma basta, non è uno scherzo! Cioè, nel senso, ogni giorno devo montare uno scherzo! Non è uno scherzo! Devo montare uno scherzo! Te lo giuro, amore, non è uno scherzo! Va bene! Te lo giuro! Anzi, ti piacerà! Ah, sì? Sì! Secondo me... Allora, secondo me... ti piacerà perché è una cosa, vabbè, non ti spoiler, non posso spoilerare nulla, raga, voi tanto già lo sapete, quindi è inutile che glielo anticipo qualcosa, quindi ti piace davvero? Sì. E quando vedrò questa cosa che mi piace? Più tardi. Ok, dopo mamma? Non lo so, ti deve arrivare. Esatto. Ok, quindi non lo so. Va bene vai a giocare. Vai. No, il camion della mondezza. Diario di bordo, Vale è di là a giocare, ora ve lo faccio vedere. Diciamo. Eccolo, sa pure al telefono. Diciamo, amore. Mentre gioca alla play. Cosa stai facendo? Niente, amore, ciao. Io dopo mamma devo giocare alla play con Daisy. Sì, gioca. Comunque, a breve Vale dovrà andare a prendere Mamo. Mamo quando torna dorme di solito, quindi top, del top. E noi ci sistemiamo il tutto, anche perché voi, proprio voi, mi darete una mano, sì. Come? Sostenendomi. Cioè, nel senso, dovete guardare, dovete osservare quello che faccio, così voi lo sapete e lui no. I regali non ve li farò vedere subito, perché dovrà essere una sorpresa anche per voi. Quindi niente, aspettiamo che arrivi questo corriere, perché ancora non è venuto. Aspettiamo. Dove sei, corriere? Dove sei, corriere? Vieni qui a portarmi il miele. Oh, ma oggi è 7. Devo dare un bacio a Vale. Andiamo a dare un bacio a Vale. Amore, lo so che te l'ho già detto, ma volevo dirti che ti amo perché oggi è 7. Ah, mi ami solo perché oggi è 7? No, ti amo ogni giorno. Però gioca, amore, gioca. Grazie, amore. Ciao. Ok, raga, non è ancora arrivato, Vale ancora deve andare a prendere Mamo ed io mi sono decisa di cucinare per me e Vale, perché Martino mangia al nido, quindi è già tutto pronto, va solo a dormire. E niente, cucinerò una pasta al tonno e poi mangiamo e poi spero che arriva! Dove sei? Basta. Dove sei? Ora mi risponde, sono qui! Io intanto taglio le cipolle. Amore, metti una canzone sottofondo! Ciao a tutti, ragazzi! Ormai non faccio più parte di questo canale, fa tutto lei. No, amore, non mi dice niente. Ma è per te. Come per me? Sì. Comunque, benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family che sarà iniziato ormai da 10 minuti. Amore, poggia la telecamera sopra il coso di Mamo. Devo andare a prendere Mamo. Poggiala. Amore, vieni qui. Cosa ti aspetti tu? Ma che ne so? Cosa ti Ma è una sorpresa per me. È una sorpresa per te. Solo per me. Solo per te. Da parte mia. E di Mamo. Ma non penso sia da parte di Mamo. Dai, è da parte di Mamo. Comunque è una cosa materiale. Sì. Vero? Sì. Guardate la sua faccia. Ma è bella. Ma amore, allora,
A te piace? Ma loro lo sanno che cos'è. Loro già sanno. Cioè, gli hai detto proprio che cos'è. Che cos'è? Com'è, raga? È bella. Non commentate ancora, aspettate. Ma guarda che poi adesso tu stai editando e già lo sai e stai guardando. Ditti qualcosa. Dia Vale del futuro. Ti è piaciuto? Cioè, se sei davanti adesso a montare questo video e stai sorridendo, significa che ti è piaciuto. E se ti è piaciuto, commenta adesso in Premiere con... Che bello. Ok, quindi se leggete un messaggio qua, vabbè, che dice che quindi bello. Quindi il format qual è? Arriverà questa cosa? Arriverà questa cosa? Io devo fare una cosa. Con questa cosa? Con questa cosa. Quindi non ci una sarò cosa elaborata. Per un po'. Ok? E vabbè. Quindi se Mammo dorme, bene. Se Mammo non dorme, te lo tieni. Okay. Va bene, vado a prendere Martino. Non so cosa cerca mi aspetta. Cerca di farlo addormentare quando lo porti su, capito? Ciao. Va bene, io torno a cucinare. Amore, vai a prendere Mammo. Bacio del prendi Mammo. Sei contento? Sì che sono contento, però non capisco. Perché lo dici con quella gobba? Quando sei contento fai sempre la gobba. Quando dici sì Guarda, ti vergogna. E la felicità tutta qua. Tutta sulle spalle. Dai. Dobbiamo dire l'ultima cosa che tu mi hai detto, che magari non devo alzarti le aspettative perché sennò magari poi non ti piace. Esatto, per quello non brillo di felicità. Esatto. Perché se poi ho le aspettative troppo alte ed è una cosa che non mi piace. Vabbè, allora non ti alzo le aspettative, ok? Ciao, ci è rimasto male! Ma la domanda è perché allora non ti alzo le aspettative. Ma perché mi hai fatto una sorpresa? Non ti alzo, perché è l'ultima volta che posso farti la sorpresa prima della partenza. Ma non è un costume? No, non è un costume. Però non ti alzo le aspettative, ma sappi che ti piace. Dai. Va bene, dai. Ok? Dai, ci vediamo dopo. Ciao amore, torno a cucinare. Eccola qui, tonno e pomodoro. E è arrivato anche con Martino il primo regalo da parte della scuola. Raga, il primo regalo. Aspettate, qua c'è un pulcino, eccolo. Raga, è il primo regalo da parte della scuola di Mammo. Cioè, questo qui io me lo terrò come oro. Guardate. No, vabbè. È la prima volta. Anch'io quando andavo a scuola mi ricordo che ci davano tipo i regali da portare a casa per i genitori. Mamma mia, che... No, scusate, stavo guardando un aereo che stava volando bassissimo. E niente, e questo è quello della scuola di Mammo. No, vabbè. Vabbè. Continua a cucinare sperando che Mammo si addormenti e ancora non è arrivato. Speriamo che non suona adesso. Martino si è appena addormentato. Raga, mentre sto mangiando. Sì. Ah no, amore, è quello della frutta. Ah, è quello della frutta. È quello della frutta, amore. Uffa, raga. Mi sono andata pure per traverso. Vabbè. Torno a pranzare. Ivo, è arrivato. C'è proprio la signora che mi dice troppi pacchi. Aspettate, vi piazzo qua. Oppela. Adesso vado ad aprirli per preparare il tutto. Ok raga, c'è un problema. Perché il super pasqualone è solo questo, ok? Io pensavo fosse più grande. E in realtà io qui dentro ho tutta la roba che gli devo dare. Quindi credo che realizzerò un super pasqualone quadrato. Due super pasqualoni quadrati. Più questi. Perché ho preso veramente tanta roba. Quindi avrà quattro super pasqualoni. Due da parte di Mammo e due da parte mia, perché ho fatto così, vabbè. Comunque, devo darmi da fare, ciao. Ok, raga, mi sto sbrigando veramente un botto per quello vi ho evitato, il pezzo dove mettevo dentro le cose, anche perché voglio che siano sorprese anche per voi. Comunque, adesso andrò a decorarli, me ne sono usciti quattro di super pasqualoni, due normali, i due quadrati, spagnola e sto io, ben! Adesso andremo a decorarli. I miei super pennarelli. Questo
In più decorerò un po' la stanza con questi. Magari finisco al volo di decorare questi qui piccolini, così almeno, diciamo, sono un po' più carini, un po' più colorati. Poi farò anche quegli altri due, perché voglio che prima gli porterò questi e poi gli porterò quelli. Vabbè, poi vedrete, aspettate. Sono pronta, ho qui vicino a me tutti i super pasqualoni per Vale e ho chiamato già Vale dicendogli che fra un minuto deve venire di qua. Ora vi spiego un pochino al volo. È ancora chiusa la porta. Allora, guardate che ho fatto. Allora, vedete qui tutto allestito? Bene, lui prima di aprire il super pasqualone dovrà tagliare il filo sacro. Guardate il filo sacro. Ok, lì ha la sua postazione dove si siederà e lui dovrà tagliarlo per iniziare questa bellissima avventura, perché la leggenda narra che deve essere tagliato il filo sacro per avere il sacro super pasqualone. Non vedo l'ora che arrivi. Ok raga, ecco qua, sta per arrivare, io sento i suoi passi già. Uscirà proprio da questa porta. Tornerà un po' come bambino, un piccolo baby Vale, un piccolo bebè. Ecco, 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 ho sentito qualcosa. Dai, amore. Dove sei, amore? Eccolo, 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 vieni, vieni. Guardate, è un bambino, Vieni, 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 senza sbagliare mamma. Vieni. Amore, chiudi la porta. Non so se gli piace. Vieni, non è una schifezza. Allora, vieni amore. La leggenda, devi sapere, che narra che prima di sederti proprio lì, sì, dove sono quei cuscini, sulla postazione del capo dell'universo di Baby Vale, devi tagliare il filo sacro. Sei sicuro di voler iniziare? Sì, perché? Che succede? Dai! Dai! Taglia il filo sacro, taglialo! Taglialo! Taglia il filo sacro! Puoi sederti ora ufficialmente, tua postazione. C'è qualcosa qua sotto? No, dai! Oh, com'è, comodo? Sì. Ok, adesso. Amore, sei pronto per entrare in questa avventura? Sì. Non ti ho sentito bene? Sì, sono pronto. E allora, arrivo! Arrivo. Raga, non so cosa sta succedendo. Amore, oggi cos'è? 7. Ok, e fra poco è? 8. No, fra poco è? 9. Pasqua. Pasqua. Cosa volevi tu da bambino? Sempre? I super pasqualoni. Esatto, ma dentro i super pasqualoni abbiamo notato che non c'è mai quello che ci piace, vero? Quindi? Quindi te ne ho creato uno io! Il tuo super Pasqua Mamo! Papo! Yuhu, Papo! Ah, questo è Papo perché ce n'è un altro! Prego! Cioè, hai creato un super pasqualone? Sì, ho creato per te il super pasqualone! Come hai fatto a fare così? Ho creato un super pasqualone per te, amore! Come hai fatto a fare l'uovo di cartone? E vai, aprilo, scarta, non chiedere! Che bene! Vai! Sei pronta? Sì. Cerca di aprirlo e poi chiudi gli occhi e tira fuori una cosa alla volta! Ah, ok! Vai, anche loro sanno cosa c'è all'interno. Perché deve essere una sorpresa per tutti. Tira fuori qualcosa, amore. Ok, come sai, negli super pasqualoni ci sono sempre sorprese brutte, giusto? Questo è bello. Sì, vabbè, però per te non è una cosa così bella da piccolo, no? È l'uomo delle, cos'è, delle nevi tipo Trudy? Sì, e va bene, questa puoi trovare sorprese belle o sorprese brutte. Ok. Questa è un'altra sorpresa brutta, amore, stai andando proprio bene. Crea la tua pizza. Bello. È tipo slime. Sì, sono le cose che piacciono a te. Ok, puoi toglierlo adesso. È tipo crea la tua pizza di slime. Esatto. Bello, puoi farlo tu. Io non ho voglia, però tu puoi farlo. Tira fuori, questa, amore. Questa è la tua brutta, c'è qualcosa di bello qua dentro. Non lo so. Questo è il super Pasqua Papo. Prendino, che carino. È un USB a forma di Batman. E puoi andare avanti. Carina. Adesso? È la terza sorpresa brutta. Com'è? Non è che sono tutte brutte. Non è questa. Che bello. Una Pokémon.
Pokéball. Da piccolo saresti stato contento? Un botto. La Pokéball di Eevee. Sì, una Pokéball bello, con Eevee dentro. Ma sono molto più belli dei super pascoloni normali comunque. Già sarei stato contentissimo. Che cos'è? Che cos'è? Vai, scarta, amore. Che cos'è? Il disegno degli anelli. Che cos'è? Un bambino. Oh, vi ho detto. Che cos'è? È la penna fatta a scettro di Saruman. Che bella. Bella. Ti avevo detto e avevo già detto a loro che tu con queste cose devi tornare nel mondo dei bambini. Sì. Ok, quindi stai tornando un po' bambino, giusto? Sì, ma anche adesso l'apprezzo questa. Ah, ok. Vai, bevi, vale. C'è ancora altro? Certo che c'è altro. Che cos'è? Un'altra sorpresa la brutta. La Crystal Ball. La Crystal Ball. Sono quelle... Esatto. Ok. C'è qualcos'altro? Sì. Cosa? Due cose. Lo spazzolino. Del Milan. Del Milan per partire. Grazie. Beh, nei super pascoloni, amore, ci sono anche cose da femmina, eh. Lo sapevi? Ok, e il primo è andato. Dai un voto a questo super Pasqua Papo. Ma come il primo è andato? Perché quanti hai fatti? Tu dai un voto. Io do... No vabbè, è bello. Cioè, 8. 8? 8. Ti sei allargato così tanto? Boh, per questo? Se avessi ricevuto un super pascolone così, comunque 8, dai. Ok, passiamo 8. Al prossimo. Non... Pensavo fosse questo e basta. Cioè, nel senso, mi ha fatto un super pascolone personalizzato per me e pensavo fosse finita qua. Oddio, ce n'è un'altra. Ecco qua, il tuo super Pasqua Mamo. Ma questo è il super Pasqua Mamo invece? Sì. Questa è la super Pasqua Papo? Eh sì. Esatto, sono due pasqualoni diversi. Questo è il super Pasqua Mamo. Oh. Senza guardare dentro. Pesca e tira fuori. Beh, nei super pascoloni, ma nei super pascoloni escono sempre stesse sorprese, no? Va bene. Mio, questo piace a te. Un portachiavi di SpongeBob. Bella. Questo lo vorrei rubare. Lo attacchiamo sulla valigia. Oh, ne abbiamo due, casualità. Possiamo attaccarli insieme. Tu chi vuoi? Io voglio SpongeBob. E io sono Patrick. Ok. Delle matite colorate. Bella. Dei Super Wings. Bella. Vai. Che cos'è, amore? Degli sticker degli Avengers. No, sono tatuaggi. Sono tatuaggi all'acqua degli Avengers. Bello. Carini. Carini. Beh, da bambino ti sono piaciuto. Mi sarebbe piaciuto. Poi. Ok. Mio. Che cos'è, un Mario? Piccolo Iron Man portachiave. Degli occhiali. Pesca. Oh, oddio, degli occhiali alieno. Chissà chi l'avrà messi là dentro. Chissà chi l'ha fatto questo super pascolone. Eh sì, amore, sono davvero belli. Come sto? Vale. Ora ti faccio vedere come stai. Vabbè, dai, a te stanno bene. Sì? Sì. Sono belli? Male. Sì. Ah, c'è qualcosa di grosso qua. Prendiamo. Ok. È lo stesso di prima. Eh sì. Puoi non scartarlo e regalarlo a qualche bambino bisognoso. Va bene, va bene. C'è qualcos'altro dentro, amore? L'ultimo, mi sa. L'ultimo? Sì. Sei un po' deluso da questa super pasquale. Allora, questo un po' sì. Questo sì. Questo un po' sì. Questo 6. Ok. 6 e mezzo, dai. Amore, questa era la sorpresa. E invece no, perché ci sono altri due super pascoloni. Ma veramente? Sì, ma questi due sono a forma quadrata. Questi due sono a forma quadrata per farli diversi. Sono sempre super Pasqua Mamo e super Pasqua Papo. Quale preferisci prima? Papo, perché prima è andato Papo. Ok, quindi tieni. Ma guardala. Super Pasqua Mamo! Ma cos'è sta roba? È il Super Pasqua Mamo! Sei pronta, amore? Sembra Natale, non sembra Pasqua. No, è il super. Sono i Super Pasqua Mami e i Super Pasqua Papi. Ah. Senza guardare dentro. Togli prima una cosa. Ok, devi guardare solo me. Sto guardando solo te. Ok, te la passo io, vai. Inizia con la prima. Bello! Che cos'è?
Bello questo, questo è un pigiama degli Avengers. Sì. Questo è fighissimo. Ti piace? Sì, questo qua me lo metto. Approvato. Approvato, amore. Passa al secondo. Che cos'è, amore? Che cos'è? Un pigiama. Che cos'è? Martello di Thor. Che cos'è? Martello di Thor. È una collana col martello di Thor. Bella. Ancora, raga, ancora non sa cosa c'è qua dentro. Ma sai che figa, bellissima. Ok. Vedi. Bella. Puoi passare al prossimo regalo. Qua sono dei giochi, eh. Vai, prendine uno. Uno. Questa cosa grossa? Uno. Questa? Vai. Enorme. Sei pronto? Vai. Amore, no, ma cosa hai fatto? Vai. Pazza. Ce l'avevi, vero? Mare. Drago Sharon. Ti piace? Tantissimo. Che bello. Ti piace, amore? Bellissimo. È enorme, eh? Grazie. Ti piace? Sì. Guardate che bello che è. È enorme, raga. Che bello. Ma le sorprese non basta, sono amore, finite, amore. Devi fare, va benissimo. Vai, continua. Sai che io ti sorprendo sempre. Questa è ancora più grossa. Vai. Che cos'è, amore? No, mo, sto svenendo. Che cos'è? È Thor, con tutti i fumetti intorno. Che cos'è? Un bambino, raga, ve l'ho detto che tornava bambino. Se ti piace. 100 milioni. Fallo vedere. Bellissimo. Bello, eh? Raga, quanto vorresti essere al posto suo? Ma amore, c'è un ultimo super pasqualone. Ma veramente? Sì. Per mamma? Per te. Per me? Per te. Ma veramente? Sì. Ma perché tutto ciò? Ma sei sicuro che lo vuoi vedere? Certo. Ah, lo vuoi vedere? E perché no? Ah, adesso lo vuoi vedere? Sì. Di la verità, prima di dartelo, I primi due super pasqualoni come sono stati? Adesso, a confronto. No, vabbè, adesso a confronto... Cioè, nel senso, 4 gli avrei dato questi 4. Ma adesso mi hai detto che è falso. Vabbè, ma ti dico, ma ti immagini un bambino che trova dentro un pascolone veramente queste due cose? Allora, questo video è stato fatto perché tu mi hai detto, una volta mi dissi, i miei non mi hanno mai fatto il super pasqualone. Allora io voglio farti recuperare, almeno 4 anni della tua vita te l'ho fatti recuperare oggi, ma manca l'ultimo. Ti ho sorpreso, amore, fino sì, adesso? Sì, è molto più di quello che pensavo. Ma sai che bello quello con tutti Bellissimo. I fulmini? Cioè, amore, non ho parole. Ti piace? Sì. Allora vado a prendere l'ultimo super pasqualone. Ma questa è la Pasqua più bella della mia vita. Super Pasqua Papu. No vabbè. Ma e tu questo sei, è ancora più grande di quello prima. Ma tu sei completamente pazza. Vai amore, vai. Ma guarda quanto sei impegnata. Punti interrogativi, i cuori, il 7. Vai amore. Anche questo non posso guardare dentro? Non devi guardare dentro. Nessuno ha qualcuno che gli fa il suo super pasqualone personalizzato. Con una mano allungati e cerca di prendere ciò che riesci, ok? Quanta roba c'è qua sotto? Vai, prendine uno. Già preso. Che cos'è, amore? È la pipa di Bilbo. Che cos'è? È la pipa di Bilbo. Cioè? Spiega. È la pipa di Bilbo. E apri. Piano, amore, piano. Piano. Bilbo Baggins. Bellissima. Ti piace? Originalissima questa, davvero. Piaciuto? Pizzica. Ma amore, basta. Va bene, tanto c'è ancora poca roba. Ok, puoi scegliere qualcos'altro. Aspetta, aspetta. Ti aiuto io. No, 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 ti aiuto io, tieni. Dove vai? È l'alieno. Ok, ti aiuto io? Vai. Vai. Addio. Gary, questo è per te, vero? Sono creata da sola. Gary, hai trovato Gary, quanto lo vorrei, amore, me lo regali? Me lo regalo, grazie. Questa? Vai, qualsiasi, vai. Tiralo su. Raga, lo sto aiutando io col piede. Ma che è Spider-Man?
Spider-Man Lamp. Pensa quanti regali stai riceve a Pasqua. Ma perché? C'è qualcosa sotto? No, amore. Che figo. E sai come si accende? Con la USB. Eh sì. No, bella questa. Si accende girando il coso rosso. Fai vedere. Bellissimo. Bella, eh? Mai vista sta roba, ma tu trovi delle robe che buh. C'è ancora qualcosa? C'è ancora qualcosa. Goditele queste due cose adesso, non guardare. Ok? Prova ad andare con la mano e guardare la telecamera. Ok. Oddio. E chi cacchio è lui? Ma come chi è? È Gandalf? È Gandalf! Oddio, non sembrava neanche lui. Sembrava di tutto lui. Schiacciato in sta busta. Che bello. Ancora, vai. Non devo guardare? Vai, ultima. No, amore. Magari. No, vai, ancora. È l'ultimo? Sì. Ah, eh? Che bello. Che cos'è, amore? Questo è Gandalf. È questo Gandalf? Questo è Gandalf. Ti piace? Certo. Bellissimo questo. Buongiorno, fisso mamma. Mamma, guarda Gandalf. Ma tanto hai fatto bene. Ha fatto benissimo, raga. Guardate come hai fatto bene. Ti ha fatto recuperare i 4 anni della tua barca. Papà. Pieno di giochi, mamma, qua c'è stata super Pasquale. Super Pasqualone. Ma come ti è venuta questa idea? Di farti il super Pasqualone personalizzato? Non lo so. Raga, sono ancora sconvolto. Guardate quanta roba mi ha fatto. Eh sì, e mamma vuole il tuo Gandalf, lo stai indicando. Hello. Il degno mio figlio che gioca con Gandalf. Ora vuole Spider-Man, guarda! No, aspetta, sono miei i giochi, mamma, sono miei. Ragazzi, io sono senza parole, sono sconvolto. Io vi saluto con i miei occhiali. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un altro... Non lo so, l'hai iniziato tu, finisci tu. Con i miei sconvolto. Occhiali, con Vale, baby Vale, baby mamma. Come baby Vale? È finito questo video, io vi sfido a trovare un altro video simile a questo, perché non c'è, perché li faccio solo io così fighi. Chi è che crea un super pasqualone per il suo ragazzo? Cioè, invece di regalarti quello classico che dentro c'è stato magnugna, tre cose, te l'ho tu creato tu hai fatto io. Praticamente quelli normali, esatto, come se fosse un pasqualone che avessi comprato per casa, e questi qua, quelli proprio bellissimi. Esatto. Sei convinto che adesso ti ha sorpresa? Sì, ma sono sconvolto. C'è troppa roba che non so cosa mi piace di più. Ci vediamo a tutti in un nuovo video della Space Family. Ragazzi, noi domani partiamo per Torino. Perché porteremo Martino dalla nonna. Ci vediamo domani o dopodomani con l'ultimo video prima della nostra partenza. Sì, ma poi ne facciamo video, altri, Nel video. Cioè, non ci fermiamo anche se partiamo questa volta. No, continuiamo. Perché nel video che faremo domani vi diremo dove andremo. Wow! Quindi non perdete il video, ragazzi. Ci vediamo domani. Mettete like! In descrizione c'è scritta la nuova data, ragazzi. Ciao! Mamma, te lo farà anche a te un super pasqualone personalizzato. Prossimo anno. Ecco, volevo dire una cosa. Mamme, non spendete soldi per il super pasqualone, quello fatto. Fatelo voi. Che sapete cosa ci mettete dentro e che vostro figlio sarà felice. In questo caso mio figlio è felice. Ciao amici.